lacrime agli occhi. Sono commosso. Stupendo. Stupendo. Stanco morto. Figata. Abbiamo qualche chilometro da fare. Direzione? Direzione Etna. Sono quasi commosso. 1200 chilometri. Ore 7, partenza da Padova, tangenziale est e via. E si va. Allora, sosta autogrill, però noi mangiamo i super liofilizzati, qua invece couscous con le verdure. Top. Gli arancini su Caronte, classico. Pasta. Poi. Ok, direi che ci siamo. Sbarcati a Messina. Pendici dell'Etna. Esatto. Vamonos. Come è andato questo viaggio eterno? 12 ore. Meccoio. Adesso proviamo subito qua in questa pizzeria ai piedi dell'Etna. Vediamo. Beh, buongiorno. Buongiorno. Vi facciamo vedere, poverini noi, dove ci siamo appostati questa notte. Ovette appena bollite del contadino. Gentilmente offerti dai proprietari della fattoria. Mamma mia, quanti bacini. Ma che spettacolo, guarda. Comunque sono le 10 e 6, quindi tempi, giustamente, tempi siciliani, con calma si parte. Buongiorno ragazzi, sono commosso, dietro gli occhiali ho le lacrime. Siamo sull'Etna, versante sud, si vede il mare, non giro la camera, poi lo vedrete magari anche in altre immagini. C'è Firn. C'è Giulia, c'è tutto, che bello, no, veramente sono commosso. Giulia si spoglia perché... Giulia si spoglia perché fanno 25 gradi, c'è un altro gruppo che è appena partito, ma che bello, ma che bello. Adesso saliamo sulla montagnola, quindi facciamo 700 metri di dislivello più o meno. Ieri ci siamo fatti 13 ore di macchina, quindi oggi è una cosa soft. Speriamo di regalarvi delle belle immagini. Whiteout totale. Ogni tanto arrivano questi nuvoloni che ci oscurano la bellissima vista. Com'è Giulia? Non si vede una mazza, ma quando si vede merita. Vedete, polvere di lava. Le solette saranno contente dopo. Ai ai ai. Tetto soffietto,
e super liofilizzati. Però stasera siciliano. Stasera siciliano. Allora, abbandoniamo questo paradiso che è stata la nostra casa per queste due notti. Siamo dei nomadi, esatto. Quindi adesso ci spostiamo a Piano Provenzana, Etna Nord. Etna Nord. Il tempo non è dei migliori, però dai, magari qualcosa non ci spaventa. Esatto. Giusto un po' di neve qua. Litri di neve, guarda qua. Pronta, già con gli scarponi fuori dal furgo. Yeah. E con la macchinetta. La vera vita dei content creator che dopo la scia alpinistica si chiudono nel loro turbofurgo. Esatto. Ovviamente qua c'è stile turbofurgo un po' accampato adesso perché è tutta la roba che si asciuga e non ci sono fuori, sci dentro. Fuori ci sono gli sci, sul parabrezza ci sono le pelli. Qua c'è Francesco che scarica i contenuti e giudica se sono stati degni o meno. Beh, la sciata è stata super degna, poi i contenuti è marginale la cosa. Esatto, e io che mi cucino invece, seduta nel sedile davanti. Top. Questa è la vita che vorrei. Sono le 6:30 del mattino. Siamo a Rifugio Sapienza, c'è la bufera fuori in realtà. Proverò a salire un po', vediamo. Vediamo come siamo conciati qua. Scarponi, sci. Niente, sto provando a salire sull'Etna, ma c'è un vento micidiale. C'è un fronte in avvicinamento, intanto però questo è lo spettacolo. Freddo. Messi rampanti. Vediamo un po' dove
essere Casale Sud. Fatica. Bellissimo. Continuiamo a salire, dai, vediamo dove arriviamo. Sciare su una montagna viva. Devo dire che mi mette un po' di timore, di un po' di rispetto veramente. Freddo impressionante, teniamo duro. Dietro di me la cima, non ce la faccio più. Proviamo, dai. Cima, ho dovuto attraversare questa colata lavica abbastanza fastidiosa, anche perché si aprono le voragini sotto gli sci. Bisogna essere un po' attenti. Alla fine ci ho fatto. Al cratere. Oh, Madonna. Madonna, che bello. Non so se. Oddio. Solo sull'Etna. Dell'Etna adesso in discesa. Oh, impressionante, impressionante. Adesso qua per fortuna si è aperto un po'. E adesso questa è la situazione in discesa. Spero di non perdermi. Ma la situazione peggiora e non vedo nulla. Cioè, questa è la visibilità adesso. Dai, che in qualche modo scendiamo. Rientro la civiltà. Madonna, è stata duretta, devo dire. Tornare è sempre triste, però sai che c'è una nuova avventura alle porte. Comunque lasciare la Sicilia, lasciare il sud è sempre, come nel film, no? Il visio. È sempre triste, devo dire, cioè, sta proprio bene qua.